Siamo con Mister Giuseppe D'Agostino del Santià, vincente qui al Perotto 1-0 contro la Virtus Vercelli. Allora, Mister, gol nel primo tempo, altre occasioni tra cui una clamorosa traversa, ripresa di sofferenza. Si è visto però che questa squadra ha un'identità. Ecco, nelle ultime quattro partite, tre vittorie e un pareggio, bene. Sì, direi che stiamo raccogliendo i frutti del lavoro fatto fino ad oggi, perché quest'anno è stata un'avventura ancora più importante degli altri anni, perché cambiando 14 giocatori non solo bisogna trovare subito la condizione atletica, ma anche un minimo di gioco. E nelle prime partite abbiamo sofferto, anche perché dietro a questi obiettivi c'è anche poi l'equilibrio che un mister deve dare ai giocatori, a una squadra, soprattutto quando magari non sempre possiamo lavorare come i professionisti con i doppioni Certo. per ruolo, quindi i ragazzi si sono messi a disposizione, noi continuiamo a lavorare e credo che questo Santià sta reagendo agli sforzi che il dilettantismo dona ad ogni società oggi come oggi, perché non sempre si può far calcio in maniera economica e noi continuiamo a tenere alta questa bandiera dove non ci interessano i nomi e cognomi, ma ci interessa chi ha voglia di correre e lavorare, perché da ex professionista se non abbiamo fatto un punto, abbiamo fatto un punto in 7 partite, non è perché non ho i giocatori, è perché i giocatori dovevano crescere, lavorare e trovare un'identità col E mister. adesso stiamo vedendo la squadra che piace ad Agostino, ecco, in È questi ultimi molto, frangenti. sì, soprattutto oggi di solito queste partite andavi magari a pareggiarle, invece hanno dimostrato ancora carattere e questo mi dà ancora forza per affrontare la fine di questa andata che è stata una sofferenza, ma credo che nel girone di ritorno, a meno che il fato del calcio ci possa ancora girare le spalle, credo che macineremo ancora centimetri in campo davanti a tante squadre. Certo. Abbiamo visto oggi in campo un classe 2005, Mustafà si è disimpegnato bene, soprattutto nel primo tempo contro un marcatore più esperto. Due battute su questo ragazzo, ecco, non è da tutti schierare un 2005 dall'inizio in queste categorie, ecco. Ma credo che se io a 16 anni ho fatto il ritiro con Novellino in Serie A, non vedo perché un ragazzo non possa giocare nel dilettantismo a quest'età, anzi, credo che sia forse una maggiore opportunità per dimostrare le qualità che ha e spero che le tengano da conto chi osserva nel dilettantismo, perché questo è veramente un giovane promettente e merita anche più del Santià, perché pur essendo un ex professionista, insegnandogli tante cose da ex attaccante, comunque credo che se trovasse l'opportunità di fare un'esperienza in altre società, magari anche semiprofessioniste, secondo me potrebbe regalare delle gioie al calcio, visto che oggi come oggi i ragazzi è sempre più difficile trovarli e farli giocare. Perfetto, ringraziamo Mister D'Agostino, buon Grazie proseguimento. a voi, buon lavoro.